Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve, e chi cerca, trova, e a chi bussa, sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ascoltando questo testo ho pensato, che siamo tanti qui, che ogni mattina vengono a pregare, a chiedere, a bussare, a cercare Dio. E molti di voi fanno parte proprio del gruppo di preghiera di Padre Pio. Ho pensato subito proprio a Padre Pio quando ho ascoltato questo Vangelo, perché Padre Pio aveva una devozione particolarissima nel recitare la coroncina al Sacro Cuore di Gesù. Fra Modestino, nel suo libro sulle orme del Vangelo, secondo la testimonianza di San Pio, scrive che Padre Pio era sempre intento alla preghiera, racconta qualche aneddoto che quando stavano a pranzo lui non si vedeva mai, noi portiamo spesso la corona del rosario in mano, lui diceva non si vedeva mai con la corona del rosario in mano, ce l'aveva cucita nella pettorina, ce l'aveva dentro, e si vedeva spesso che metteva la mano dentro la pettorina e continuamente invocava Maria, ma anche durante, dice, il pranzo, racconta fra Modestino delle scene simpatiche, mentre lui pregava magari scherzava e parlava con i confratelli. Aveva questo dono grande, certo non possiamo paragonarci a lui, quella è una storia unica, quella di Padre Pio, però ecco, ci insegna questo continuo stare in comunione con Dio, che era un continuo chiedere, cercare e bussare al cuore di Dio. E diceva fra Modestino che quando recitava la coroncina al Sacro Cuore di Gesù, perché lo faceva comunitariamente insieme anche alla gente nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, recitando anche la visita al Santissimo, la visita a Maria Santissima, in questa coroncina lo si sentiva parlare in modo chiaro, come se parlava con Dio Padre, diceva fra Modestino, che c'è una testimonianza e un esempio bello, vero. Ma tutto questo chiedere che si ottiene, che noi facciamo attraverso la preghiera, questo cercare che noi veniamo qui all'altare di Dio per attingere ai sacramenti, questo bussare al cuore di Dio che noi lo facciamo attraverso le opere di carità, ci deve portare a sviluppare la relazione filiale con Dio. Avete ascoltato poi che cosa dice Gesù? Non è tanto pregare per pregare, ma il fine qual è? È scoprire che Dio è Padre. Perché c'è chi di voi, prende un esempio naturale Gesù,
Se un figlio gli chiede qualcosa, il padre non glielo dà, o gli dà qualcos'altro rispetto a quello che gli ha chiesto, nonostante il figlio si possa comportare male con il padre o la madre. Ma quando il figlio ti chiede qualcosa, tu subito glielo dai, perché senti proprio che c'è un legame sanguigno, è tuo figlio, cioè quasi ti appartiene profondamente, appartiene alla tua vita. E allora questa preghiera, questo contatto, questo operare con Dio in tutto quello che si fa nella giornata deve portarci a scoprire che Dio è nostro Padre. Ecco, questa è la sfida, penso, quaresimale. Il digiuno, la preghiera, le opere di carità devono aiutarci a relazionarci con Dio da figlio a padre. Diceva proprio Papa Francesco, facendo un esempio, dice: la preghiera è molto, molto simpatico, non è come un'aspirina, mi fa male la testa, me la prendo e mi se ne va il mal di testa, oppure ho bisogno di qualcosa, subito vado là, bussa al cuore di Dio, mi serve questo. No, non è questo. Dice: è proprio scoprire questa relazione di amore tra te che sei figlio e Dio che è padre. Ecco, allora il Signore in questa giornata ci aiuti a maturare questo rapporto così col Padre, per sperimentarlo poi nel dono dei fratelli, come Lui ci ha invitato a fare questa mattina, a fare agli altri ciò che vorremmo che sia fatto a noi. Sia lodato Gesù Cristo. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Sostieni l'impegno della Chiesa perché, aderendo agli insegnamenti di Cristo, possa annunziare efficacemente il Vangelo e dare una credibile testimonianza con il servizio generoso verso i poveri. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Vieni in aiuto a tutti i popoli lacerati dalla violenza e oppressi da ogni genere di male e di calamità. Nella tua misericordia, chinati su di essi per liberarli e dare loro prosperità e pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dona a tutti noi un autentico spirito di preghiera e di adorazione, perché bussando umilmente al cuore di Padre possiamo essere ricolmati dall'abbondanza dei tuoi beni. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, mettendo nelle mani proprio della Madonna il suo cuore immacolato, consacrando l'umanità, perché così arrivi a deporre le armi. Ecco, noi dicevamo ieri con qualche frate, dice: noi non dovremmo inveire contro Putin, che sta scatenando questa guerra. Noi dovremmo pregare per lui, perché la Madonna possa mettergli nel suo cuore, nella sua mente, pensieri di pace. Allora questa mattina voglio pregare per lui, perché la Madonna possa illuminarlo nel appunto desistere e possa far deporre le armi e dare spazio al dialogo, al rispetto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, sostienici nel nostro quotidiano cammino di purificazione, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
frutto della terra del lavoro dell'uomo, lo presenti in tutti perché diventi per l'uscita di vita per l'invito di sempre il Signore. Benedetto sia il Signore, Dio dell'universo, nella tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presenti in tutti perché diventi per noi viva di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.